Allora, l'altra volta abbiamo fatto le pecorelle. Ok? Adesso andiamo ad aggiungere queste pecorelle per il pastore. Andiamo a fare il pastore. Mettiamo le braccia e le gambe, le legnette, li abbiamo pronti. Abbiamo messo le gambe. Adesso mettiamo le scarpe. Scarpe le facciamo con la fagiola. Ok? Una già. Andiamo a fare dei fori. Così incolla meglio. Punta. Adesso andiamo ad incollare. Scarpe con la fagiola invece della del pistacchio. Qua, abbiamo messo le scarpe. Adesso mettiamo, niente, lasciamo la testa, dai, andiamo a fare la testa. Gli occhi. Adesso polistirolo, facciamo gli occhi. Un po' d'inchiostro, se ce n'è, se è rimasto, boh,
bisognava comprarlo, ma vabbè, ce n'è ancora, dai. Abbiamo fatto gli occhi. Adesso andiamo a fissarla, incollarla. Ecco qua, abbiamo fatto anche la testa. Ok? Anche la testa. Adesso ci conviene fissarlo sulla dove sono le pecorelle. Dobbiamo fissarlo sulle pecorelle. Adesso mettiamo i bracci che già li ho già preparati con dei legnetti già curvati e tutto. Bisogna andare sugli alberi, anzi vado negli alberi d'ulivo, alle punte dei rami ci sono dei legnetti secchi che sono piegati, quindi sono forma 90 gradi, curve, sono andate ad adattare benissimo. Sono solo sceglierli, selezionarli. Allora, metto questo braccio adesso qua, curvato, in modo da poter mettere un secchio, un paniere, quello che si vuole. Ok? Ecco qua, allora adesso io ho già il secchio, già l'ho preparato con una cupola e un fil di ferro, ecco. Va bene? Quindi mettiamo qua il panino. Collare. Adesso mettiamo un barile. Io metto un barile sulla spalla. Ok? Incollare. Ecco, mi ha messo anche il barile. Ok? Adesso mettiamo il braccio già curvo, squadra. Qua, posto. Il pastore anche fatto, con le pecorelle e il pastore. Vediamo se lo vediamo meglio qua, cambiando posizione. Vediamo, ecco qua. Ecco. Abbiamo aggiunto un altro personaggio, quindi alle pecore abbiamo messo anche il pastore. Alla prossima.